Sesto step, imparare a dire di no. È importante saperci proteggere da soli, senza delegare a qualcun altro il potere di farlo. Questo è molto fondamentale, soprattutto quando magari l'altro ci pone comunque delle obiezioni, magari con aggressività, che poi è sempre figlia di paura, o comunque in una posizione di rigidità. Abbiamo anche il diritto di proteggere i nostri confini e di saper porre delle limitazioni. Per poter fare questo, in primis, tu sai che i tuoi comportamenti si poggiano sempre su un'attitudine che parte dal tuo inconscio. Quindi è importante riprendersi il diritto di avere questa barriera di difesa, la capacità di difendersi anche attraverso quel no che diviene un non puoi andare oltre a quello che è un mio confine. Questo chiaramente va oltre i sensi di colpa, va oltre alla nostra paura anche di essere inadeguati. E quindi ci fa anche risolvere, diciamo, tantissime dinamiche legate alla nostra identità più profonda. L'altro ha la libertà nella misura in cui arriva al punto in cui c'è lo spazio della nostra libertà. C'è sempre un confine tra la mia libertà e la libertà dell'altro. Questo ovviamente è reciproco, posso accettare anche le regole dell'altro senza chiudermi, poiché è un tema di territorialità. Quindi di un principio di spazio sacro oltre il quale non ho il diritto di andare e viceversa, oltre il quale l'altro non ha il diritto di accedere e di andare. È un tema di difesa, così come gli animali ci insegnano. Quindi la capacità di sviluppare protezione e autodifesa diviene parte della nostra integrità personale. Buona giornata.